Una giornata come quella di oggi Genova se la ricorderà. Io ero in mare sul Vespucci, ho visto tantissime barche in mare, ho visto tutte le barche della regata, sia i Vor 65 che gli Moca e tante, soprattutto tante barche dei genovesi. Questo mi ha fatto veramente molto piacere. Genova con l'Ocean Race e tutte le cose collegate ha acquisito una grandissima visibilità mondiale, molto di più di quanto ci è costata, ed è veramente un grande successo perché di Genova parlano in tanti nel mondo. Ci sarà una ricaduta economica non solo diretta, ma soprattutto nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quando si inizia con la Vespucci, poi si viene affascinati dalle frecce tricolori che ogni volta che si incrociano è sempre un'emozione nuova, poi The Ocean Race, poi parleremo di Ryder Cup. È l'Italia al centro del mondo, Genova con il suo mare, con il suo cuore al centro del mondo. Si tratta soltanto di capitalizzare tutto questo patrimonio ed è una cosa della quale abbiamo parlato anche con i ministri proprio sull'Amerigo Vespucci. Quanta bellezza, quanta qualità, quanta eccellenza, quanta tecnologia, quanto cuore, quanta umanità italiana in questa giornata che dimostriamo di poter esprimere, che molto spesso tutti questi elementi vengono sacrificati da una cronaca che non sempre rende giustizia a ciò che l'Italia è, non soltanto qui, ma nel mondo. Un risultato straordinario e speriamo con questa grande manifestazione sportiva di grandissimo successo di poterne attrarre delle altre, perché il turismo e gli eventi sportivi sono un connubio che è vincente. E oggi tutto questo, credo che tutti gli italiani sono ancora più fieri di essere italiani, perché siamo sempre più protagonisti nello sport, ma è proprio il nostro made in Italy, il nostro stile di vita, le nostre eccellenze. Quindi oggi tra questa regata, l'Amerigo Vespucci, credo che per Genova e per l'Italia intera sia una giornata da ricordare.